Homo homini lupus. È una dicitura famosissima, ma è una dicitura terribilmente parziale. Il motto latino non diceva Homo homini lupus e basta. Diceva Homo homini lupus atque Deus. Due parole che cambiano completamente il senso. Perché? Cosa significa? Significa che l'uomo, per l'altro uomo, può essere un lupo oppure un dio. Dov'è la differenza? Che cos'è l'uomo lupo? L'uomo lupo è colui che, per dare la vita a se stesso, sacrifica quella dell'altro. Ti mangio per soddisfare il mio bisogno. Danneggio te a vantaggio mio. L'uomo che è un dio per l'altro uomo, nella logica latina, è l'uomo che sacrifica se stesso per dare la vita all'altro. Per dare vantaggio all'altro, danneggia se stesso, Homo homini Deus. E quindi nel motto latino integralmente inteso, io avevo un richiamo morale fondato su un'etica di libertà, che dice: guarda che sei di fronte a un bivio. Due sono le vie, se volessimo dire, di da che, due sono le vie. Una è la via della vita e l'altra è la via della morte. Nella via della vita che tu vuoi dare a te stesso, ucciderai l'altro. Nella via della vita che tu vuoi dare all'altro, dovrai sacrificare te stesso. E la situazione è binaria. O dai la tua vita per gli altri, o prenderai la vita degli altri per darla a te stesso. Con la differenza che da una parte sei un dio, dall'altra sei una bestia. Scegli chi vuoi essere. Questa consapevolezza, chiarissima per gli antichi romani, ci fa ad esempio comprendere quel passo evangelico celeberrimo, che si ricorda tipicamente a Pasqua, quando Cristo in croce viene riconosciuto come figlio di Dio dal centurione. Il centurione guarda Cristo in croce e dice: veramente questi era il figlio di Dio. Accade che qualcuno dice: ecco, vedi, improvvisamente il centurione ha avuto l'illuminazione mistica. E lui da romano coglie improvvisamente tutta la storia giudaica, la profezia la fa in automaticamente sua e ha l'illuminazione dello Spirito Santo. Ecco, ha riconosciuto. Vabbè, per carità, è anche possibile, insomma, le vie dello Spirito Santo saranno infinite. In una logica di fede poi prendiamo un po' quello che ti pare. Ma c'è anche un'altra lettura, forse un po' più fondata, vale a dire che questo centurione romano, che era un centurione, quindi non era proprio l'ultimo degli arrivati, era un centurione, probabilmente conosceva questa etica, questo fondamento etico romano. E quando vede Cristo dare la vita per gli altri, a suo svantaggio, per amore dei suoi, riconosce in questo un Dio. Veramente questi era figlio di Dio. Non scherzava allora. Homo homini Deus.